ciao. Come molti di voi sapranno, io sono DJ Station. Nella stragrande maggioranza dei casi do veramente un casino di problemi quando ci si punta la pistola contro. Sono molto difficili da buttare giù. E i miei amici mi chiamavano Pollo perché ogni tanto li buttavo a caso nella spazzatura. Scusate, è l'abitudine. Andai a fare una cena con i miei ex compagni delle medie, che saluto tra l'altro. Io li odio tutti quanti. E mi ricordo che una di loro proprio mi disse: tu comunque c'hai una bella faccia di caso. Vabbè, ok, sai che c'è? Brutto cesso, ti sparo. Sono andato a prendere la pistola. Fa questa botta, questo suono così. E poi vabbè, è morta. Tutta la giornata presso la polizia. Ah, bellissimo. DJ Station purtroppo sa essere davvero spietato. Vediamo un po', per te qual è il miglior gioco per console? Assolutamente Carlos è il topo che gira. Aspetta un attimo. Cosa sta succedendo? Ma che diavolo sta succedendo qui? Oh, no, ma cosa? Asosa! Io ho visto mio cugino che ogni tanto brutta davanti a mia madre. Questa cosa è veramente assurda, cioè. E io mi ricordo appunto che mio padre, non so se lo conoscete, quello che fa esplodere i presidenti della Campania per fare clickbait, proprio andò a dissanguarlo, cioè proprio gli mise il taglierino sul cazzo e un po' sui coglioni, no? Mi ricordo bene la vicenda come fu. Dopodiché gli strappa la faccia, cioè. Sinceramente mi ha messo proprio un sorriso a 32 denti sulla faccia. Tra l'altro vi racconto la storia dietro il mio PC da gaming. Su questo PC ci ho speso 1600 e rotti euro per un N270 con 2 GB di DDR2 con una GT210. Adesso sa di si triggerà troppo. Tandoiti. Tu mi metti come scheda video una GT210. Tu sei da denuncia alla NATO. Te non sei degno di vivere sulla Terra. Vaffanculo. Come molti di voi sapranno, io odio i bambini. A me personalmente piace attaccare fisicamente i bambini prendendoli a calci, perché mi sta no sui coglioni. Vi racconto anche sta aneddoto. Io mi ricordo appunto che Archdart di giochi di giornata aveva accusato Dr. Game di fare disinformazione, roba del genere. Proprio andò a dissarlo in un video. Tipo Archdart, lo odio, mi sta sul cazzo in una maniera unica. Io veramente, se mi trovassi Archdart davanti, ho intenzione di decapitarlo. Perché è arrogante, cioè, questo televisore fa schifo. Perché qualsiasi immagine viene puntualmente interpretata come 240i. Il tutto ovviamente si traduce in tante, tantissime bestemmie. Madonna, puttana. Sono chiaramente prodotti studiati per fruire al meglio di immagini porno. Infatti, qui dietro le quinte c'è un Raspberry Pi con Kodi. Qui la situazione cambia drasticamente. Purtroppo, a quanto pare, YouTube ha deciso di tagliarmi la minchia. Vado un attimo a scannare mia sorella con i pannelli di un vecchio armadio. Detto questo, signori, come al solito, io vi auguro la morte e noi ci vediamo alla prossima. Ok, signori, ho appena finito di capare il in testa ai terroni. Adesso andremo un attimo a rimettere 10.000 volt nel televisore e vediamo un po' cosa succede. Andiamo. Aspetta un attimo. Sus. Amogus.